Buongiorno, mi chiamo Daniele Bertolo, lavoro per Pirelli e mi occupo di formazione tecnica e di prodotto e di marketing di prodotto. Allora, l'offreumatico ha un ruolo fondamentale per quel che riguarda la sicurezza. Sì, la sicurezza legata al mondo dei pneumatici ovviamente è una delle cose principali nel mondo dell'auto, quindi ricordiamoci che il pneumatico è l'unico elemento di contatto tra la nostra vettura e l'asfalto, quindi l'importanza di un pneumatico di qualità e un pneumatico correttamente mantenuto è fondamentale per l'utilizzo efficiente della nostra vettura. E quindi quanto è importante anche investire in formazione per aumentare poi la sicurezza? Sicuramente è importante investire in formazione sia degli utilizzatori sia dei driver, quindi chi utilizza pneumatici, chi gestisce i pneumatici, chi monta i pneumatici e chi acquista i pneumatici. Perché ogni prodotto ha un utilizzatore, ogni prodotto ha una vettura ben specifica, quindi per ogni utilizzo, per ogni necessità c'è un prodotto specifico, dal punto di vista della specificità del prodotto, piuttosto che dal punto di vista delle condizioni climatiche in cui io utilizzo poi la mia vettura e il mio pneumatico. Quindi proprio per fare un po' di formazione anche noi qui, come si fa a scegliere lo pneumatico giusto? Allora, dobbiamo partire dalla tipologia di vettura e dall'utilizzo che ne facciamo. Sicuramente se io ho bisogno o la necessità di un prodotto ad alte prestazioni, scelgo un prodotto di alto di gamma, quindi nel nostro caso specifico i prodotti della gamma P0, che sono sinonimo di prestazioni e performance elevati. Se io cerco un prodotto che è più votato al comfort, alla resa chilometrica, alla sostenibilità, quindi alle alte percorrenze chilometriche, ai bassi consumi di carburante, quindi ai valori di etichetta che oggi sono obbligatori dal punto di vista delle normative, vado su un prodotto della gamma cinturato all'interno della famiglia di prodotti Pirelli, piuttosto che le declinazioni stagionali, quindi se io faccio un utilizzo importante della vettura dal punto di vista chilometrico, utilizzerò un prodotto invernale d'inverno per avere una prestazione specifica d'inverno e un prodotto estivo ovviamente d'estate. Se io invece faccio un utilizzo relativamente contenuto del veicolo, quindi un utilizzo urbano con chilometraggi ridotti in condizioni mai invernali di tipo impegnativo, quindi dove posso essere in difficoltà, posso optare per un prodotto all season o quattro stagioni. Ha parlato di pneumatici di alta gamma. Che differenza c'è tra uno pneumatico premium e uno standard? Non c'è alta gamma o bassa gamma, se così vogliamo definirle. Ci sono pneumatici di prima linea e pneumatici di una linea differente. I pneumatici più nuovi, che solitamente sono quelli di alto di gamma o di prima linea, sono quelli che hanno il più elevato contenuto tecnologico. Dal punto di vista dei processi costruttivi, e dal punto di vista dei materiali e della chimica che noi mettiamo all'interno dei nostri prodotti. Quindi il più alto contenuto tecnologico, la più alta innovazione tecnologica è sicuramente contenuta nei prodotti di prima linea. I prodotti delle linee successive sono i prodotti delle generazioni precedenti, quindi hanno lo stesso contenuto dal punto di vista dei processi costruttivi, ma magari hanno i penultimi ritrovati dal punto di vista dei materiali o degli ultimi ritrovati nella tecnologia di costruzione dei pneumatici.